Ciao a tutte ragazze, questo è il giorno prima di delle feste che avevo fatto a cena. Scusate per la voce, però sono senza voce. Avevo fatto le tigelle e faccio le tigelle sempre a casa, non le compro perché ho imparato a farle a casa e sono anche molto più buone, ecco. Siccome avevo tutti i salumi da finire, noi di solito il giorno di Natale, Santo Stefano, mangiamo su dalla mia suocera. Allora preferivo fare qualche tigella perché c'avevo salumi da Fare forno, finire, domani è sabato, così facciamo così. svuotiamo un po', perché sennò dopo anche i salumi sarebbero da buttar via, ecco. Ah, io non so com'è le vostre usanze del 24. Noi di solito il 24 io facciamo digiuno, ecco. Facciamo digiuno e la mia usanza, l'altra usanza che ho sempre di cambiare lenzuola, mettere che lenzuola sempre pulite, semmai anche nuove, e semmai anche un pigiama nuovo. E mangiamo giustamente sempre a casa, in famiglia, e poi aspettiamo mezzanotte che andiamo a messa, ecco. Dopo mezzanotte, semmai scartiamo anche i regali, o semmai se siamo molto molto stanchi, i regali si scartano poi la mattina presto, ecco. E qua invece, in effetti, il giorno di il 24, la mattina presto, che sto cambiando lenzuola, ecco. Poi sono andata a recuperare il piumone e niente, questi giorni non faccio quasi niente, ho fatto qualche lavatrice così, giusto per tirarmi via le faccende di casa, che uso il mio solito detersivo e con acido citrico, tutto lì. Qua invece siamo al lunedì già. L'altro giorno non ho inquadrato niente perché preferivo stare e godermi quelle giornate lì, ecco. Apro solito le finestre, metto lenzuola un po' fuori, metto a posto alcune cose che ieri sera siamo anche andati fuori, siamo usciti a giocare a tombola con amici e siamo tornati tardi. L'avevo lasciato anche la borsa in giro, Andrea l'aveva lasciato la giacca e oggi metto a posto tutto, ecco. Non c'è sporchissimo, però alcune cose da dare una pulita veloce veloce, ecco. Buongiorno a tutte ragazze, scusate per la voce, però ho preso un po' di raffreddore. Allora, siccome ve l'avevo già
già detto in un altro video, che quest'anno farò, che l'anno prossimo incomincio a fare delle ricette anche a casa. Allora, siccome io ho finito la crema a casa, ragazze, non aspetto l'anno prossimo perché non sono senza crema, ecco, ho pensato di fare la crema a casa, visto che ho un po' di tempo libero. Un'altra cosa, spero che avete passato bene tutte le feste, io senza voce però sì, sto bene comunque, sì, ecco, spero che state bene anche voi. Allora, come stavo dicendo, ho pensato di fare la crema a casa. Però ho cercato un po' su internet le ricette un po' più semplici da fare con quello che si ha a casa, ecco. Allora, ragazze, mi sono scritta qua tutto. La mia ricetta prevede praticamente 5 cucchiai di acqua distillata, che io in casa ho acqua di mineralizzata, userò questa qua, speriamo che vada bene. Poi dopo ci sono 6 cucchiai di olio. 6 cucchiai di olio, che adesso scelgo quale olio meglio mettere, e poi dopo 1,5 cucchiai di cera d'api, che io avevo comprato questo qua in scaglie, e userò questo qua. Questo avevo comprato in una erboristeria, giusto per provare, prima volta che lo faccio. Allora, alla fine, ragazzi, ho deciso di fare. Mi servono 6 cucchiai di olio. Allora, un cucchiaio di olio di ricino, un cucchiaio di olio di macadamia, un cucchiaio di olio d'argan, uno di mandorle dolci, uno cucchiaio di jojoba e olio di karité. Questi saranno i miei grassi, saranno i miei oli, ecco. Poi dopo ci mettiamo, ci va cera d'api, acqua distillata, e poi alla fine ci metterò vitamina E, un po' di arancio amaro e un po' di lavanda. Così. Allora, prima disinfettiamo tutti gli attrezzi che abbiamo. Poi un'altra cosa che ho acquistato è questo frullino qua piccolino, ma potete usare anche frullino normale, quello che avete a casa. Io ho acquistato questo piccolino perché preferisco fare le creme e altre cose con un altro attrezzo a parte, ecco, tutto lì. Allora, poi ci ho messo l'acqua distillata qua, che così sono più comoda per misurare. Allora, prima di tutto andiamo con cera d'api. Dobbiamo mettere un cucchiaio e mezzo di cera d'api e poi mettere a bagnomaria. Allora, un cucchiaio e mezzo di cera d'api. Allora, uno e mezzo. Allora, un cucchiaio. Due. 5 cucchiai di acqua distillata. Ho messo l'acqua qua, che così sarà più comoda da prendere l'acqua, ecco, perché sennò con un boccione grande faccio fatica. Allora, 5 cucchiai. Uno. Allora, gli ingredienti che ci servono poi a noi sono rimasti questi qua, la vitamina E, qualche olio essenziale, che lo mettiamo alla fine. Allora, adesso dobbiamo procedere con cera d'api, mettere a bagnomaria. Dopo cera d'api aggiungiamo i grassi. Dopo grassi, pian pianino dobbiamo aggiungere quest'acqua qua. Andiamo a mettere cera d'api in bagnomaria, ci manca poco. Ci mettiamo il nostro olio. Ci
Ragazze, come prima volta direi che è andata benissimo. Non ho sporcato da nessuna parte, ragazze. Cioè, io praticamente ho fatto un casino. Non so cosa ci è andato male, ma qualcosa che è andato male, ragazze. Primo fallimento. Comunque, la cremina sembra più un burro. Direi che la prossima volta quando farò, non farò con questo, farò con quello della cucina, che è meglio, perché questo qua spruzza tantissimo e non va bene. Può darsi che non va bene questa pentola qua perché è troppo larga, mi è spruzzato dappertutto praticamente, non sono riuscita a fare niente. Ecco, arrivo a fallimento, ragazze. Capita anche quello. Allora ragazze, mi è venuta una cremina, ma sembra più burro che una cremina, guardate. Ho provato a metterla sulla mano, però non mi sembra abbastanza grasso, perché se... Adesso, scusate, ma io sono senza trucco anche, voglio provare a mettere questa crema qua. È una crema molto... cioè, per me va bene perché è venuta un po' grassa. Sicuramente abbiamo sbagliato io. Ho sbagliato di prendere il frullino, come stavo dicendo, per frullare. La prossima volta mi... però alla fine come crema è molto... cioè io ho la pelle secca, è venuta molto grassa. Guardate come è venuta. Ho sporcato dappertutto, però alla fine, come prima volta, ci può andare bene. Io direi che con una crema così non devi neanche usare crema sotto gli occhi perché idrata molto bene. Direi che devo aspettare un attimo che si... che si assorbe. Niente ragazze, spero che il video vi è piaciuto, vi avete fatto qualche risata, perché c'è da farsi anche qualche risata con qualche fallimento. Però come prima volta direi, anche se ho sporcato tutto, però è andata abbastanza bene. E prossima volta la ricetta mi può andare anche bene, secondo me. Cioè per la mia pelle può andare bene. E, però da migliorare, ecco. Da migliorare un po'. Niente ragazzi, spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!